125 ettari di verde per fare memoria del primo grido di indipendenza dell'America ispanofona, un sussulto mosso dalla mancanza di libertà, dalla coscienza di essere saccheggiati. Nel parco del Bicentenario, soprannominato il polmone di Quito, Papa Francesco ha lanciato un invito all'unità, all'evangelizzazione gioiosa, una rivoluzione fatta con il Vangelo tra le mani e una fede luminosa nel cuore. Nel corso della messa, celebrata dinanzi all'immagine della Vergine Dolorosa e di migliaia di persone che hanno trascorso la notte al freddo e sotto la pioggia pur di esserci, il Pontefice ha riconosciuto che oggi il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, manifestazioni di quel diffuso individualismo che ci separa e ci pone l'uno contro l'altro, ma che anche Gesù ha sperimentato intrighi, sfiducia e tradimento e che proprio Lui ci invia a questo mondo che ci sfida e la nostra risposta non è fare finta di niente, sostenere che non abbiamo mezzi o che la realtà ci supera. La proposta di Gesù è concreta e non è fatta di una religiosità elitaria. Di qui l'invito all'unità, non uniformità, ma multiforme armonia che attrae, l'immensa ricchezza del diverso che ci allontana dalla tentazione di proposte più simili a dittature, ideologie o settarismi. Evangelizzare e farlo con gioia non consiste nel fare proselitismo, che è solo una caricatura della missione, ha insistito Papa Bergoglio, ma nell'attrarre con la testimonianza i lontani, rinnegando la sterile ricerca di potere, prestigio, piacere o sicurezza economica. Affidarsi all'altro è qualcosa di artigianale, ha concluso il Pontefice, e l'evangelizzazione può essere veicolo di unità, di aspirazioni, di sensibilità, di sogni e persino di certe utopie.